tutti amici di Milano Rossonera e soprattutto di Back to the Football. Eh, qui con me è Arturo Calcani in attesa del ritardatario, non un ritardo ritardatario, bloccato nel traffico Fabio Conte. Ciao Arturo. Ciao Marco, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora ragazzi. Bella grafica, bella, bella clip comunque, molto bella. Beh sì, ha bella, bella sigla con eh, Beh, il sì, primo sì. allenamento anche del Milan, i festeggiamenti del diciannovesimo scudetto, e speriamo di vederne presto altre di festeggiamenti, anche perché io ho voglia di ritornare in giro per le strade milanese, che ci si divertiti poi, Arturo, quel giorno sì, lì. molto, ma anche, ma anche, iniziamo subito con una provocazione, ma anche per zittire un po' Materazzi, no? Cioè ha detto, grazie a tifosi milanese che ci hanno dato Cialanoglu, noi lo ringraziamo che, cioè, lo ringraziamo per essere, essere portato via ciano, no? perché proprio ha vinto lo scudetto, sta andando tutto molto bene, lo ringraziamo sì. per l'assist nell'ultimo derby, quindi ma io infatti non ho capito questa provocazione di Materazzi mi è sembrata completamente fuori luogo e surreale cioè ci mancava solo che diceva eh, grazie per averci dato Brancic e Elveg e Coco invece ne aveva dato Sedro, Pirlo, cioè ci mancava solo che dicesse ste robe qui <ride> si è perso <ride> qualche pezzo Materazzi evidentemente ma parecchi eh, parecchi parecchi ma veramente ma come diceva ho allora, una memoria corta Esatto, come diceva Franco, eh, eh, Franco Stop, personaggio di, mitico di Antonio Albanese della, eh, di Maidi Re Gold, dice: Si è fumato nero di seppia. Cioè, perché per dire una roba del genere? Cioè, io se sì, fossi bravo. stato in quattro razze me ne sarei stato zitto e molto zitto, visto che arriva il l'Inter arriva al seconda e perde lo scudetto nel derby l'hai perso perché Cialanoglu sostanzialmente oltre tutto il resto ma ha anche regalato un gol eh, al Milan e dico ma cosa parli stai, stai zitto cioè, come al solito, eh, l'interismo esce in queste cose, poi uscia, Parlano prima, poi quando succedono i fatti, vedi che spariscono e vedi una Milano deserta. A parte che non è che ce ne siano poi così tanti a Milano di interisti, ma andiamo no. avanti perché sennò apriamo delle polemiche infinite che non finiscono più, caro Arturo. Ma Arturo, adesso dobbiamo parlare della, della Champions. Cioè, Milan vince in quel di Zagabria, io ho detto anche a TMV Radio sì. quando mi hanno chiesto ma Jacopo, detto, ma vincere a Zagabria non è, lo dicevo anche ieri a Telenova, non è che faccia parte delle imprese storiche del calcio è, è quasi un dovere per una squadra che si vuole qualificare agli ottavi di Champions, vincere a Zagabria, forse è il Chelsea che non ha fatto il suo dovere a Zagabria Arturo Sì, partiamo dal presupposto che appunto Mia non aveva davanti un avversario di quelli insuperabili però ha gestito la gara, penso nella maniera più corretta. Non si è fatta innervosire la partenza della linea comunque positiva, che perché Mina sapeva che doveva vincere, quindi non aveva alternative. Quindi, anche mentalmente era gestita molto bene. Ha trovato il gol meritato, possiamo dire. Dopo il primo tempo, alla fine ci stava il gol di Gabbia, poi è ripartita subito forte nella ripresa. Quindi non si è accontentata di gestire o comunque di difendere il risultato. Dopo il 2-0, ovviamente poi è tutto molto in discesa. Anche quel punto lì, però non ha deciso di difendere, ha continuato ad attaccare. Quindi una mentalità comunque la squadra importante. E la vittoria a quel punto poi, sarà, sarà molto veramente molto meritata. E, infatti, mi è piaciuto anche più oggi il post-partita perché non è, non è che ha detto stasera grande vittoria, ha detto sì, vittoria importante. Però il passo successivo deve essere superare Salisburgo e andare agli ottavi. Quindi non accontentarsi una mentalità propositiva da Milan, perché sappiamo che il Milan. Deve andare agli ottavi, deve essere un passaggio, un passaggio importante. Non cioè può accontentarsi di battere di Monza gabria deve superare Salisburgo e andare agli ottavi, e sarebbe un ulteriore step di crescita per la squadra. Quindi, assolutamente una gara cruciale. Ci sarà in mezzo il Torino, che è un ostacolo non da poco, però penso che anche per la nostra storia il focus deve essere la Champions. Se non utile, girarci, girarci intorno. No, no, beh, certo, io continuo a pensare che le squadre italiane non siano. La Champions è un'utopia, cioè devi arrivare più avanti possibile, ma non facciamo sogni di gloria quando si parla di Champions League. Però, io non condivido nemmeno quelle, quei, quei giornalisti o tifosi che ti dicono: no, ma è meglio uscire dalla Champions così che ci concentriamo solo sul campionato. No, per me è un dovere andare più avanti possibile però eh, sappiamo tutti che una squadra italiana prima che tornerà a vincere la Champions ci vorrà veramente tanto, tanto, tanto tempo però ciò non vuol dire che non ci devi provare eh, via, andiamo poi eh, ieri mi ha fatto notare una cosa sempre eh, riguardo la Champions League mi ha fatto notare una cosa eh, Enzo Gambaro, eh, giusto che lo cito mi ha fatto notare che i Rangers hanno zero punti in, in questa Champions League, che sono i finalisti dell'Europa League dello scorso anno, cioè per, perché mi ha fatto notare questa roba qua? Dice dove ti rendi conto che, che differenza c'è tra la Champions e l'Europa League se i finalisti dell'Europa League hanno zero punti in Champions? Effettivamente è una verità assoluta, sta cosa, qua Arturo. Sì, poi Europa League dipende anche dai tipi di incroci che ci sono perché poi sai, fai, fai il sorteggio se si incontrano due squadre forti agli ottavi di Europa League, a quel punto naturalmente anche la, il calendario cambia, quindi sicuramente è un aspetto ci sono alcune squadre, vedi Rangers vedi anche Vittoria Pilsen dell'Inter che sono oggettivamente più scarse delle altre quindi anche eh a sì. mia fosse capitato un girone con Vittoria Pilsen, a quel punto la chance di passare il girone era molto più elevata anche con un turno d'anticipo quindi questo va detto io direi che si è visto in questa Champions come Adesso ormai l'unico campionato, veramente su un altro pianeta, è la Premier League. Sì, tu guarda, anche, tu guarda anche le spagnole: il Barcellona è uscito, te dico Madrid è uscito la Champions League, il Siviglia è uscito su quattro spagnole, tre sono, sono KO, eh, quindi anche, cioè, gli, gli italiani probabilmente faranno anche meglio. An anzi, già mandando Inter e Napoli hanno fatto meglio. Quindi c'è un ulteriore divaro che si è creato con la Premier League, eh, che ormai è un altro pianeta. Quindi almeno questo può essere una parziale. La Liga sta tornando a essere un po' come, come la Serie A. C'è un campionato buono, ma niente di più. Nonostante hanno fatto anche grandi investimenti per queste state, il Barcellona, uscita contro, con l'Inter e poi col il Bayern Monaco, quindi con squadre diciamo abbastanza di, buone, ma non clamorose. Quindi sicuramente c'è un dislivello. Il Milan ha beccato un girone che sulla carta non è complicato, però Beh, con l'avversario... Non, non ero d'accordo. Ti ricordi che ti che avevo detto... A te, anche proprio qui a Beck, tu detto: Ragazzi, non sottovalutiamolo perché la terza del girone del Milan è forte, non è una squadretta. Mi riferivo a Salisburgo perché tu da vincessi per scontato e fosse la più forte del girone, e così poi è stato la fine. però il Salisburgo come terza è fortissima, c'è cioè, una squadra che se te la ritrovi agli ottavi di Champions, non ti vai a stupire che c'è il, il Salisburgo, cioè era una terza molto ostica. La Dinamo Zagabria, non ne stiamo parlando di fenomeni, però non è neanche quella squadra a materasso come il Vittoria Prizze, per intenderci. C'è anche da dire una cosa, che il Salisburgo, eh, da alcune valutazioni che ho fatto anche con dei colleghi, non è il Salisburgo dello scorso anno che ha bloccato il Bayern Monaco in casa 1-1. In questo, quest'anno è un po' più debole. Per onestà è una trasferta comunque molto ostica. Infatti, il Chelsea ha vinto martedì, ma soffrendo un, campionato, un un campo molto ostico. Perché ha, ha giocatori molto giovani, ha comunque molto tecnici. È un avversario da prendere con le molle. Infatti, non è stato anche bravi noi questa settimana a prenderlo con le molle perché non sarà fatto facile almeno pareggiare o comunque superarli. però è un avversario comunque alla portata, cioè un Milan che vuole arrivare il Sassiburgo deve batterlo ora soffrendo o no, deve superarlo per il momento di questo sono ancora convinto che questo Milan col Chelsea se la poteva anche giocare, non vincere ma giocare purtroppo a Londra ha giocato con una squadra, quasi con la squadra B perché c'era mezza squadra infortunata purtroppo poi in casa abbiamo visto come eh, l'espulsione dopo 20 minuti ti ha penalizzato però non era un avversario insormontabile, ecco No, 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 assolutamente. Se, se, tu, se tu, ora speriamo, abbiamo tutte le corna, se andiamo agli ottavi e becchiamo, ora il Chelsea è impossibile da un avversario come il Chelsea, non è un avversario, te la giochi. Poi Ma io, esci... io sono convinto che se becchi il Chelsea farai fatica, cioè non il Chelsea, un avversario del livello del Certo, di un Chelsea, avversario simile, ovvio. Farai fatica veramente. E la speranza è beccare... Ad esempio, se dovesse riuscire a arrivare primo il Bruges, sarebbe il sogno beccarti il Bruges, perché il Bruges, tra quelle che possono essere prime in classifica, probabilmente, probabilmente è la più fattibile da affrontare per, per il Milan. Il Bruges, ti sì, vai a beccare? C'è anche, anche, anche quel, quel gruppone di Total, Eintracht e Sporting Lisbona, vediamo quale sarà comunque la prima. Al momento, primo il totem. Ecco, se tu già becchi il totem, comunque è un avversario pericoloso, però come il cerchio te la puoi giocare. Se sì, sì. tu c'è il giorno del Bruges, ehm, poi se parliamo di PG, Manchester City a quel punto, facciamoci segno della croce, ma certo. Perché, ma anche Sembra, lo stesso Real Madrid, il Bayern no, sì, è un'altra squadra che ti fa il segno della croce. E, sì. cioè purtroppo ci sono delle squadre che oggettivamente, ma non lo dico sono di un altro pianeta rispetto alle squadre italiane e hanno giocatori più rodati, più avviati, meglio inseriti, anche se devo dire che ieri ci sono state delle risposte positive da alcuni giocatori, però eh, Arturo, dobbiamo affrontare un argomento per l'ennesima volta. Ti, ti, ti interrompo e chiudo una cosa con il discorso qualificazione. Sì. Io mi auguro che la vittoria di, di martedì eventualmente, auguriamoci una vittoria anche con il Salisburgo, certo. possa anche sbloccare la squadra a livello europeo, dargli quell'ulteriore spinta per acquisire ulteriore sicurezza come è successo anche lo scorso anno dopo il derby, no? hai vinto il derby e è quasi anche sbloccata, speriamo che ti possa dare una convinzione in più per, per avvicinarti un pochettino anche alle big, no? non avvicinarti e fare un, po un passo in avanti Sai qual perché... è stata quella condizione? Battere il Chelsea perché lì battevi una big d'Europa, campione che ha vinto la Champions, cos'è, due anni fa, giusto? Due anni fa, eh, due anni fa. Sì. Quindi tu beccando una squadra così blasonata, così forte, battendola, avresti secondo me preso quella consapevolezza incredibile. Battere il Salisburgo, ammesso o pareggiare, comunque sì, battere il Salisburgo, perché il ragionamento era su battere il Salisburgo, sì, ti dà secondo me quella... Però non è la stessa roba come battere una grande d'Europa. Cioè dici sì va bene. Però <ride> avrai sempre questo ronzino, sì, ma alla fine è eliminato Salisburgo. Sì, non hai dipende eliminato se, dipende libero, sempre no. come anche lì. Dipende, dipende molto anche come lo si fuori di Salisburgo. Eh. Che un collo se lo superi, soffrendo fino a cazzo, un conto che tu dici comunque vinco 2-0, gestisco la partita. Anche questo conta. Quindi vediamo con la Dinamo Zagabria. hai vinto, ma anche gestito. Quindi questo del passo superiore. Non si è arrivato all'ultimo secondo a dire oddio, che sofferenza quindi questo, mi auguro che questo step di maggiore sicurezza perché Pioli io ho notato e questo ha sottolineato ha detto se passiamo lo Salisburgo, è lì che facciamo lo step quindi sono, sono consapevole che forse superando il girone si possa sbloccare anche la squadra che forse ha un po' di timore perché vedo, forse non si sente ancora così forte come forse anche è ancora allora per... allora di affrontare l'argomento un pochettino spigoloso della serata e lo possiamo anche già anticipare un pochettino, bisogna parlare di Charles de Kettler perché diventa, comincia a essere un caso, va bene la pazienza, va bene il fatto che sia giovane, va bene tutto, ma il ragazzo inizia a essere oggettivamente un caso. E detto questo, premesso questo, prima passiamo a una cosa un po' divertente. Eh, che si sì, va via, a Barcellona non si può rifiutare, Barcellona fuori ai gironi mm. e i due centrocampisti del Milan, Tonali e Benasser, in due partite ricevono il premio del migliore in campo. Questa cosa qua fa un pochettino sorridere, nel senso che noi abbiamo passato, tu e io soprattutto, tutta la prima parte del campionato a dire ci manca uno come che sia il centrocampo, però forse la scelta del giocatore ivoriano non è stata poi così geniale di andare a Barcellona. Arturo? Mm, sono due discorsi separati che manchi, è certo, ma anche per, anche per il, semplice di, il semplice discorso che ti dava avere tre come Ben Acerto che si dava comunque una rotazione maggiore a centrocampo, che in questo momento non ha, perché tolto questi due, Pobega è di un alto livello. Cioè, questo penso sia chiaro, anche se sì, sì, chi vuole bene. Quindi, comunque, ti manca un'alternativa per Morestano. Che noi, ripeto, da 12 puntate. Franks non si, non si sa, non si vede. Quindi, per me, è un giocatore di livello. Però finché non lo vediamo, non si può giudicare. Quindi, che, che si manchi è in dubbio. Che poi lui abbia fatto una scelta solamente economica, è evidente, lo sta pagando. Perché il Barcellona continua ad avere il nome, ma è evidente che se è una squadra comunque. In difficoltà tecnica e lo è già da alcuni anni lui ha fatto una scelta economica apprezzabile fermo restando che con un allenatore come Xavi era immaginabile che si non giocasse cioè, perché si uh, ci piace molto perché comunque è un giocatore fisico recupera palloni ma al Barcellona cioè per centrocampo, con Pedri Gavi e eh, Busquets ovvio che non giochi eh, a meno che giochi al posto di Busquets cioè, numericamente, però, non è lo stesso ruolo perché sì, da parte la difesa non ci può poi, poi ti dirò molto chiaramente: forse sarebbe anche il caso che il Barcellona facesse giocare che sì. Cioè, ormai è finita l'ora del Tigitaca, non, non è più quel Barcellona. Si volta pagina, forse che sì, può aiutare a rendere ancora più compatta. Non so, avete visto ieri gol che ha preso il Barcellona, ha preso certi gol imbarazzanti, cioè lanci lunghi, squadra sbilanciata. Quindi, forse ecco, mettere che sì aiuterebbe. Sicuramente ah, no, lo no, stiamo trattando no. come un giocatore di Serie B. Quello sicuramente, la considerazione che hanno di lui è una considerazione bassa. A meno Quindi, che sono... il futuro di che sia Barcellona è quello alla Mascherano di andare a fare il difensore centrale, che poi in realtà lui nasce in quel ruolo lì. Eh. Perché sì, sì, che certo. sì, Ricordiamoci che lui nasce da difensore centrale poi. Eh, all'Atalanta Casperini lo rivente centrocampista e poi ha la carriera che ha però lui nasce difensore centrale quindi non vorrei che poi alla fine il Barcellona ripieghi su un, un discorso del genere portando sia a fare il, eh, il centrocampista cioè il difensore centrale anziché il centrocampista io, io mi auguro che quanto sta accadendo a sì, sia anche l'insegnamento alle AO perché eh il Milan comunque è comunque un club in crescita ora non può garantirti sicuramente di vincere la Champions questo è, è chiaro però ecco, se che sì, posso anche capire la scelta perché comunque comincia a avere anche una certa età quindi voglio, voglio giocarmi un contratto importante ecco, Leao penso che è inutile che vada a finire al Chelsea o al PSG dove sai comunque avere spazio non è così semplice ma sai Leavo che stavo riflettendo le tue parole, sulle tue parole e devo dirti che eh, se guardi l'insegnamento ce l'avevi di Donnarumma Roma, ce l'avevi di Cialanoglu. Eh, sì, sì, e secondo me quello purtroppo è una misera speranza. L'insegnamento di, di questi guardano solo sì, sì, i suoi però, però però guarda Cialanoglu, comunque è andato in un'altra squadra e comunque sta giocando. Ora sì. almeno, almeno, almeno a spazio. Ecco, non, non è che Dona Roma apriamo parentesi noi ce ne mettiamo molti da talusano che non esce dalla porta Donnarumma ruma invece quando esce fa danni perché anche col, col Maccabi fa eh, due giorni ha fatto una, una paperona in uscita quindi dal eh, talusano teniamocelo stretto perché forse da secondo meno lui che, che Donnarumma va facciamo un po di, di battuta, ironia. Questo. <ride> sì, facciamo un po di facciamo un po di ironia e, quindi almeno donna comunque è un portiere comunque forte Sta, alla fine, sta avendo spazio No, che si sì, oggettivamente non sta giocando. Pochissimo, no, 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 che quindi. si sta giocando poco, niente. Quindi, non sta mica Quindi, Le AO, per quanto giocatore è oggettivamente forte, Le AO perché Le AO, se vuole farlo giocare da solo, c'è cioè lui comunque qualcosa di combina, salta l'uomo, spari dalle carte. Quindi, ok, al Chelsea probabilmente giocherebbe Le AO perché comunque non hanno giocatori, cioè hanno Stelling che è anche una certa età hanno mount pro Avers hanno un reparto offensivo di, di clamoroso livello poi in altri club tipo il PG non penso che le AO giocherebbe beh non credo penso che, che possa per... levare spazio a Neymar cioè mi sembra chiaro visti, visti, ecco, visti, visti i personaggi che, che poi io dico sinceramente anche se la dovesse andare via non drammatizzerei perché oggettivamente il Milan in questo momento gioca sulle AO che ha certe caratteristiche quindi le sfrutta però in caso, in, caso, in caso si cambia modo di giocare, cioè, non è che ora Leao si va a vincere. Allora il mondiale, io cioè... l'unica cosa che drammatizza se dovesse andare via eh, eh, Leao è soltanto il fatto che eh, eh, sarebbe stato un bel segnale per Jerry Cardinale quello del rinnovo di Rafael Leao. Però io sono anche dell'idea che è una situazione oggettivamente molto complicata perché... Mm. Non è un semplice rinnovo che tu dici, vabbè, vado lì, alzo la cifra e riderci, grazie. Qua c'è anche un problema da 20 milioni di euro, che sono quelli che i legali di Leao, il, soprattutto il procuratore di Leao, pretende che il Milan paghi allo sport in Lisbona, cosa che in realtà non gli spetterebbero questi. Eh, 30 milioni di 20 milio... no no 30 no, 20 milioni, scusate, 20 sì, comunque milioni. comunque una euro. cifra bella No, no, è 20 milioni la... e 19 qualcosa, praticamente 20 milioni di euro che non spettano al al Mina, giustamente, perché in realtà quella cifra lì dovrebbe tirarla fuori le AO stesso. Intanto è vero che perso la causa eccetera eccetera, gli pignorano un quinto del proprio stipendio. Lui vuole levarsi questo quinto in procuratore e gli dicono giustamente: Non giustamente, io, giustamente dalla parte dei procuratori. Cento cento. se volete il rinnovo di Leao, pagate 20 milioni di euro allo Sporting. Allora oggettivamente diventa una cosa complicata perché il Mina Leao l'ha pagato tanto, 30 milioni di euro, perché non è che è stata proprio un'operazione low cost Leao, 30 milioni di euro l'ha aspettato, l'ha fatto crescere, l'ha fatto. Diventare uno dei cinque giocatori più forti comunque della Serie A e adesso per rinnovare devi dare gli altri 20 milioni più l'ingaggio che vuole lui, capisci che diventa un rinnovo molto particolare e molto difficile, anche perché se il budget per il prossimo anno dovesse essere più o meno similare a quello di quest'anno, vuol dire che tu rinnovi alle AO ed è finito praticamente la campagna. acquisti ecco, Fermo restando che rispetto ai casi che si donna Rumma, la prossima estate comunque non sarebbe quella dell'addio nel casco, cioè, cioè, quindi sarebbe un ulteriore estate, quindi comunque potresti venderlo questo è un partore non da poco, cioè almeno, almeno hanno anticipato un po' i tempi, diciamo così cioè, non, non, no, sei no, certo. non sei l'acqua non sei la golissima, sei la gola ma non proprio ha ancora un margine per, per respirare eh, però capisci che, che abbia... la situazione è difficile certo, cioè di... io penso è, che il molto il più ha... difficile rispetto alle altre due io penso che il Milan abbia la capacità economica per trattenerlo ma che però al, contem al contempo l'unico è il grosso problema al netto dei 20 milioni che poi lì si può trovare anche una soluzione ci sono mille gabbole anche economiche per risolverla ma è evidente come se il Milan faccio un esempio, arrivasse a dare 8 milioni alle AO così una parte poi lui li va a versare al allo Sporting Ecco, poi chi di lui? Teo Hernandez dice: Ma allora perché non, non ne valgo a, anche io 8? Questo è il problema grosso del Milan, cioè di gestire il peso è che ha lao. È una Leao, situazione molto, difficile. cioè allora La, qui, quindi, la situazione, è più, cioè, però, per cosa, la più però facilmente però, sì. ecco, per, una cosa, devo dire chiaramente: è evidente come in questo Milan Leao sia un passo avanti agli altri. Cioè, certo. Stiamo parlando di un calciatore che. Oggettivamente è il più è, forte è davanti sia un è, è più forte degli altri quindi Beh, probabilmente eh, si potrebbe anche nello spogliatoio concepire anche questo aspetto qua. Cioè, che comunque parliamo di un fenomeno e quindi davanti al fenomeno, forse la scuola stessa lo accetta questo. Tra butto lì po potrebbe accettare dare 8 milioni alle AO perché, perché, li, perché li merita. Poi questo è il problema grosso: è questo, è come le, poi Maldini cosa va a dire a Teo Hernandez se ne, ne dà 8, 8 a Leao. Al Teo cosa gli dice? Questo può essere un tema grande. Poi non penso che Calabria possa lamentarsi del suo stipendio per farci no, capire, no, no, ma... sicuramente, sicuramente gli altri sì. Quindi questo ma... è un grosso, grosso ostacolo: cioè gestire poi le eventuali richieste che farebbero gli altri, gli altri colleghi di Leao. Ma sono d'accordo mm. su tutta la. Eh, la linea con te che sia, che sia chiaro, io l'unica cosa che eh, con, penso che forse la soluzione più facile è pagare direttamente sti 20 milioni perché così non hai l'obbligo e l'onore di dover alzare per forza il tuo eh, eh, come si dice il, non hai l'obbligo di alzare il eh, lo stipendio per, per pagargli questo quinto, anche perché poi è una precisa richiesta le Leao, levatemi dalle Scusate il termine, levatevi dalle palle questo debito, non ne voglio più sapere. Eh, certo che sai, eh, e diventa anche più difficile venderlo perché giustamente il Mina non so, fa una valutazione sto inventando di layout di 100 milioni. Arriva il City e lui ti dice: Io te ne do 80 perché devo pagare i 20 allo sporting. Cioè, diventa anche questo un problema sì. perché no, il volta... darti 20 milioni in più. Però no, a sua volta, ehm, poi quella diciamo, è una questione che dovrebbe risolvere poi il giocatore col club eh, che lo sta rilevando. Cioè, a quel, a quel punto lui chiede al City: dammi 9 milioni, sempre così quel milione in più che mi dai, lo verso al, al, allo Sporti. Quindi, poi lì è da capire. Io non, non penso che se Mia dovesse venderlo. Questo, questa questione dei 20 milioni va ad impattare sul prezzo del cartellino, questa è una mia... No, mia secondo opinione. me invece rischia di impattare mm, perché no, è una no, società che visto. lo prende. Allora facciamo un'ipotesi di, di cessione. il Milan valuta leao 100 milioni, siamo d'accordo? Più o meno può essere quella la cifra, se non addirittura superiore in questo momento. Facciamo. 100. Eh, vediamo una cosa, vediamo che mondiale fa le AO, quello certo. può essere un grosso... No, ma parliamo grosso... ad, oggi. ad oggi, facciamo una finta, no? 100 milioni. Giustamente Leao va a giocare in Premier. Vuoi che prenda almeno 8 milioni di ingaggio, visto che in Premier 8 milioni lo danno all'ultimo scappato di casa. Quindi gliene darai 8? Giusto? Ok, va bene. Firma quadriennale: 8 milioni. In più, la squadra che lo compra deve aggiungercene altri 20. È ovvio che comincia a chiederti. Allora, Leao non rinuncia a un euro, questo lo sappiamo perché non si è mai visto un giocatore che rinuncia ai soldi. E dall'altra parte, chi deve fare il sacrificio è il Mina perché ti arrivano a dire, eh, se lo vuoi vendere, infatti, eh, te ne do di meno perché devo pagargli quei 20 lì, se no lo perderai. a C'è questo, questo problema che sta emergendo nelle ultime settimane del cosiddetto diciamo doppio agente, cioè il Milan eh. quello che ho capito, non sa con chi deve parlare. Questo è... Questo e lo sfago più grande perché se tu non sai con chi devi parlare a quel punto diventa perché ora è un avvocato personale ma non si capisce se, se lui pare che Leao abbia fatto una doppia firma sia con un avvocato sia con eh, George Mendes quindi George Mendes e comunque è papà, dice: che è il terzo incomodo eh? c'è il papà sì? il papà di il papà, Leao Proprio no, penso, no, penso che Lì sia un pacchetto padre avvocato da una parte e dall'altra sì, sì. che è cioè il George Mendes. Però c'è anche, anche la terza testa da, da gestire oltre a quella... Il Mina cosa dovrebbe fare? Se dice tratto solo con l'avvocato potrebbe anche farlo, o ma poi rovina i ra, ro, rapporti con Mendez Quindi anche a livello di, di gestione proprio umana della questione è complicata. Gli, eh, pro, probabilmente la cosa più semplice è trovare accordo con Mendes che te la risolvi con lui Mendes sappiamo che è una persona so, diciamo eufemismo abbastanza influente probabilmente eh, il più la, è un procuratore la, del moto punto, eh, che tanto te, te la risolvi così però se quando c'è di mezzo il padre l'avvocato ora al netto dell'ingaggio della multa c'è anche l'aspetto delle, delle commissioni sappiamo che le commissioni sono un aspetto a cui il Milan sta molto attento quindi le, le, insomma, che i tifosi devono pure capire che qui c'è di mezzo l'ingaggio la multa e le commissioni Ci sono tre aspetti e qui c'è il grosso rischio che per, cer per cercare di rinnovare le AO Milan deve mettere da parte una cifra elevatissima perché devo sempre ragionare nel complesso, non solo dell'ingaggio del giocatore le tasse è un complesso perché quando parliamo di 8 milioni netti, sono netti Vuol dire quasi che sono il doppio di tasse? Quindi, sì, 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 no, ehm, questo è tutto vero. No, ecco, poi po po spesso le cifre vanno, vanno, so, vanno, vanno chiarite quindi fa fine che Milan deve quasi mettere da parte 70-80 milioni per rinnovare 5 anni. Le Ao, è, no, è, è una più roba. Più. È un'operazione che probabilmente in questo momento è folle. Eh, poi qua è il classico discorso. Voi preferite il rinnovo di le AO o dire lo lascio partire e compro un giocatore nuovo, che poi comunque lo sai che cosa ti troverai davanti quando prendi un giocatore nuovo. Intanto, finalmente, è arrivato il nostro Fabio Conte. Ciao Fabio! Eh, finalmente, finalmente, porca locca. Ciao a tutti! Ciao Fabio! Ciao. Allora, stavamo discutendo della difficoltà del rinnovo di Rafa Leao perché abbiamo spiegato le variabili che ci sono, c'è cioè la questione dei due procuratori, o meglio, procuratore più un avvocato, perché Leao ha firmato entrambe in due parti diverse e quindi crea e genera problemi, tanto è vero che, che in Mina non sa con chi parlare e questo è il primo dei grossissimi problemi. Poi l'altro problema che c'è, che non è neanche secondario, i famosi 20 milioni di euro che Leao pretenderebbe per il rinnovo di contratto eh, vengono estinti con eh, eh, lo sport in Lisbona. Quindi diventa una trattativa completamente diversa rispetto a quella Donna e che sì, eh, perché Donna e che sì era semplicemente paghi, cioè, io ti offro 5, tu vuoi 6, non ci siamo trovati, arrivederci, grazie. Guai invece è una situazione totalmente diversa e molto più complessa, nonostante in Milan abbia la volontà assoluta di ritrovare a Leao Fabio. Credo che sì, ovviamente ovviamente diversa, credo che sia diverso già l'approccio del giocatore, nel senso che credo che Leao abbia assolutamente volontà di stare a Milano, perché ha capito che a Milano viene mh, coccolato, fatto crescere e può eh, migliorare con consigli giusti e con, eh, seguito da persone che eh, fanno il meglio per lui senza doversi affrontare subito eh, con, con magari eh, una concorrenza maggiore in altre, che cosa che troverebbe senz'altro in altre squadre. Qui l'ingip è un po' complicato rispetto a quello che hai detto tu, eh, ho saputo, mi hanno detto. Ammesso, non concesso che siano sempre cose esatte e vere, che non è tanto che lui ha firmato sia con Mendes che l'avvocato, ma è, ha, ha cercato questo avvocato perché con Mendes, perché Mendes non facevano quello che la sua, lui e la sua famiglia volevano, nel senso non andava a, a cercare di intaccare questo debito per questa sentenza. Sentenza che oggettivamente che, che ci siano dei tribunali. Che, che l'hanno emessa mi, mi lascia per, quantomeno perplesso perché se un giocatore eh, può eh, dover eh, far sì che la sua ex squadra possa avere un giusto risarcimento, il risarcimento dovrebbe essere sulla cifra che le AO avrebbe potuto eh, far guadagnare la sua vecchia società. Quando è stato venduto e non sul valore che ha oggi. Cioè, se, eh, perché se la sentenza eh, facciamo tutti gli scongiuri, ma il primo che lo dovrebbe fare eh, è Lea se domani Lea per qualsiasi motivo dovesse interrompere la sua carriera, le, le, cosa, cosa dovrebbero prendere i, 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 la, la sua ex squadra zero. Perché a questo punto prende zero. Quindi è, è, è un'assurdità un conto era se avesse dovuto ripagare 5-6 milioni di euro e un conto 15 che poi dovrebbero essere suddivisi con la precedente società che è Lione se non ricordo male, francese e, no, e Lille, il, Lille Lille, Lille. perdone, ecco mi sembrava di dire Lille ehm, che viceversa è uno se sporting ne che deve e essere e, risarcito eh. come? È? è uno sporting che deve essere risarcito tutto questo giro lo sporting, sporting deve essere esercito, eh, sì. ma è, è l'IL che l'ha preso dallo sporting, quindi teoricamente è l'IL che ha fatto l'azione non corretta, che poi l'abbia venduto a, è, è un passaggio successivo, ma si doveva fare una valutazione a quello. Detto ciò, c'è tribunale, c'è una sentenza, non possiamo... Tu sei d'accordo con marcare. me che io... Sei d'accordo con me che questa cosa che il giocatore vuole restare, ma il giocatore sa bene dove si trova, sa che in realtà è, è per il Milan. Quindi questa roba che lui vuole restare, ma se tu vuoi restare, aggiusti anche i tuoi parametri economici. Cioè, tu, tu non puoi venire a Milan che è 9 milioni l'anno. Cioè, altrimenti vuol dire che anche lui vive in un altro pianeta, cioè il giocatore no, vuole vendere... Non credo che sia il discorso da 9 milioni di no, anni se non con no, molti... no dico in generale, Io credo capito, cioè, che il cioè, giocatore vuole restare quello che sta cosa... adesso è assolutamente insufficiente, sia assolutamente insufficiente quindi rispetto al suo valore e anche al valore di, di, un, di un giocatore che puoi vendere un domani. Quindi sotto, sotto quel punto di vista lì bisogna aggiustarlo, però bisogna vedere anche quali sono i termini della sentenza. E quando si debba pagare questo, quindi è un affare molto complicato. Credo che una, una, domanda, abbia una domanda ti faccia, Jacopo. Eh, Jacopo. Entrambi al netto della multa da pagare, comunque un fattore. Ma voi quanto darete di ingaggio alle ausse? Cioè, quale può essere un'offerta consona, che Mina può fare a lui? Ripeto, lasciamo un attimo la, la, la multa, allora, secondo me, io per quanto mi viene da dire. Eh, mi parametro sugli stipendi della Serie A dai 6-7 milioni massimo cioè non, non puoi dargliene 15 come a Lukaku non gliene puoi a dare a Lukaku che glieli dà Lukaku eh, questo, questa è la grande illusione dell'Inter l'Inter si è convinta che Lukaku si è diminuito cioè non l'Inter i tifosi dell'Inter che Lukaku abbia diminuito quello che percepisce in realtà no loro pagano 15 cash al signor Lukaku per essere tornato a giocare, sì, quindi punto è chiuso. E loro pagano 15, 15 milioni. milioni Lukaku all'anno quindi, infatti, adesso c'è screen, cioè ci sono vari giocatori che chiedono un aumento di stipendio, eh, ovviamente. E quindi ma secondo me, catena. esatto. Ma secondo i 7 milioni alle A sono assolutamente plausibili. Però poi ricordiamoci che. Anche altri giocatori aumenterebbero di parecchio le pretese. Siamo tutti d'accordo, però il discorso però non bisogna vedere dare... anche come viene concluso l'affare, perché se l'affare viene concluso, lasciamo stare come ipotizziamo che scompaia questa, questo, questa spada di Damocle di, di 15 milioni di euro. Eh, mettiamo che eh, Milan faccia un contratto di 6-7 di 7 milioni di euro. Alle AO lo tengo un anno, un anno e mezzo e poi lo venda facendo un, un surplus esagerato, anche gli altri giocatori con il contratto direbbero no, vabbè, ok, l'affare poi l'ha fatto il Milan guadagnando bene con, con un contratto importante, quindi ha dato, avrebbe dato solamente 2-3 milioni in più di quello che prendiamo noi, che magari parliamo di Tonali, parliamo di Benasser, parliamo anche bene è da discutere, ma comunque parliamo di giocatori che stanno facendo molto e che quindi, Deteo Hernandez, che poi eh, dicono, beh, vediamo, eh, allora c'è un guadagno, ma c'è anche una, mh, un affare... Secondo che me ha fatto è verosimilmente mio... una cifra che, ripeto, non faccio arrabbiare nessuno della Rosa, perché tutti credo che si rendano conto che Leao è il giocatore più forte e determinante, è i 7 milioni che percepiva Ibrahimovic quando è arrivato. Chiuso leader ecco. tecnico eh, della, della squadra, quello che ti fa vincere la partita scusa, Jacopo. Tu considera parliamo un attimo dell'Inter che Barella, Brozovic e lautaro. Che sono un po'. I top della squadra. Ne prendono 6, 6 e mezzo. Ora chi più chi meno. No, quindi le AO. Ecco, sembra Ao gioca a Milan, in... Non gioca nell'Inter. No, no, dico le Però è uno step ancora superiore rispetto a loro. Lo uh, gioca nel Milan Kino e lo gioca nell'Inter. Non lo so, dico, però eh, pa i parametri sono un po' quelli, eh, insomma, eh, Cosa prende tonali? Che... tonali? Cosa prende se va a 4? 4, giusto? Tonali si Adesso... può paragonare a Barella, se Barella prende 6,5, e mezzo, Tonali non dovrebbe prendere 6,5, ne prende 4, no. ma Tonali no, no, gioca no, nel no, no, ma infatti secondo me è Però è l'ingaggio top, secondo me, che si può dare in Italia a un calciatore eh, eh, a un calciatore è quello il parametro anche perché abbiamo visto le squadre che hanno sforato quel parametro che fine hanno fatto che hanno che stanno e stanno sforando penso alla Juventus il disastro che ha combinato per fare l'affare Cristiano Ronaldo penso alla stessa Inter per sforare questi parametri che i disastri di bilancio ha messo su quindi io credo che il Milan non scrive non alzerai, cioè il massimo sarà quei 7 milioni. Il vero problema rimangono i 20. Cosa si fa con quei 20 lì che ballano? Il Mina è giusto che si ricompri eh, per la seconda volta sì. le AO. Ragazzi, però è pur vero che se noi non, non pensiamo, cioè non è che la Juve sta andando male perché ha sforato il, il, il tetto di... No, no, sta andando male, Arturo. Io sto dicendo no, che dico, ha cioè... no, non è che sta andando il male. È... I conti sono sbagliati, potrebbe... No. Erano sbagliati anche quando vinceva lo scudetto. I conti, esatto. Eh? Cioè, non appunto, quindi quello non come missione... erano sbagliati i conti? Come erano sbagliati i conti del, dell'Inter eh, quando vinto ha vinto lo scudetto? Ma io vinto lo scudetto senza e... pagare gli stipendi. No, io penso che sia abbastanza il chiaro: che se, se tu voglia fare uno step per diventare un club di un grande livello, Le AO devi tenerlo a costi, costi quel che costi. Va bene Comunque, a proposito, di, step, ah, eh, a proposito di, di club di grande livello, pensavo che mi chiamaste e mi faceste tornare così di corsa, trafelato dagli ingorghi che ci sono a Milano, eh, per sapere com'era andata eh, a Zagabria. Beh, ne abbiamo lì. parlato finché... Pre, fino, prima eh, va vabbè, vabbè, vabbè. Però <ride> <bravo ride> voi <Vabbè, avete> <ride> in televisione. Ne abbiamo, parlato, abbiamo parlato di Zagabria. Abbiamo anche detto, faccio... Un piccolo recap, eh, entrambi abbiamo detto: Cos'è un, un recap? Un, un riassunto? Un, un, riassunto. Un, no. un riassunto, perché eh, entrambi abbiamo concordato nel dire che il Milan ha giocato bene: è stata una bella prestazione. Infatti, poi dovremmo affrontare anche l'argomento. di Kettler: il Milan ha giocato bene: è stata una bella prestazione, ma perché c'è un ma, eh, non contro un avversario irresistibile contro una squadra che secondo me era quasi doveroso vincere. Questo è stato più o meno il nostro, un nostro riassunto eh, sintetizzato. Ma ne pure Gabbia ovvio che vince. Cioè, è cioè... pure Gabbia. <ride> cioè, è il destino che devi vincere. Beh, qualcuno, Dai, de qualcuno poco tempo fa aveva detto, vedete che prima o poi segna anche un gol. E beh... Gabbia, tu tu l'avevi detto pur, purtroppo Vabbè, tu l'hai detto anche quindi... di Baloture ma non stiamo parlando di Garrincia no, eh. hai detto che Baluture avrebbe segnato un gol hai detto che Baloture è bravo a crossare. e non ha ancora fatto un assist prima o poi lo farà no, non ha fatto assist che si siano realizzati in gol sì. quando aveva fatto due o tre partite di seguito anni fa aveva fatto due o tre cross ma non assist cross sono una cosa diversa i cross non gli assist, sì, gli sì, assist sì, è... magari prima o poi ha aggiunto tutti. farà anche un assist Vai Vabbè, eh, Fabio. no, 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 niente, eh, non squadra. E, eh, a prescindere dalla prestazione di Gabbia. La prestazione è stata di tutta la squadra, però ricordiamoci che, comunque anche con fortuna, questi qui, eh, cioè la Dinamo di Zagabria, ha, aveva fermato il Chelsea e ha, aveva complicato tutta se vogliamo, un po' tutta, un po tutta la, la, la... Il girone il girone proprio per, per, per quel risultato strano e balordo, eh, però tendenzialmente la partita che sapevamo già che sarebbe stata la più importante l'avete già detto la prossima Beh, eh, quello sono tutti d'accordo Ma, infatti secondo me era quello che prima analizzavamo io e Arturo il nostro girone il no, nostro inteso il girone del Milan io ho sempre detto, lo dicevo qua guardate che è un girone difficile perché la terza è forte, che è il Salisburgo. Il Salisburgo non è una terza materassa, è una terza forte che rischia di poter arrivare anche seconda perché è una terza impegnativa e tutti. Ma va, figurati cosa vuoi che sia. No, e invece così è stato. Il Salisburgo era una terza ostica, cioè non è la squadra che dici, ma sì, dai, vado lì e passeggio. No. no, Vedo lì no, perché tanto è vero che sono, mh, sono stati battuti poi dal Chelsea? O no? Sì, 2 a 1, ma il Chelsea. Sono stati è battuti con fatica dal Chelsea, giusto, l'altro giorno, eh, perdendo l'imbattibilità in casa da parecchio tempo. Ma eh, comunque, Milan dovrebbe eh, cercare di fare quello che una volta veniva chiamata la media inglese, quindi il pareggio fuori casa e la vittoria in casa, che sostanzialmente. Eh, regolerebbe il, il girone però ci vorrà molta gamba perché mh, ripeto sono una squadra veloce pimpante giovane corsara e che quindi potrebbe dare delle grosse problematiche anche perché soprattutto come abbiamo visto all'inizio della, della, della scorsa partita mh, finché non quadriamo bene cosa mh, di merito da, da parte del nostro allenatore da parte dei nostri tattici Magari all'inizio eh, la squadra non, non, non legge in maniera immediata eh, gli avversari, ma dopo un quarto d'ora sì, quindi se riusciamo a, a non fare stupidate all'inizio, poi la forza del Milan dovrebbe venire fuori, speriamo bene. E, e tutto questo però porta via anche, molta a mio modo di vedere, molte energie per il campionato, perché domenica abbiamo una partita complicata e difficile contro il Toro a Torino, un Toro che si è ritornato a vincere. Andare a giocare a Torino è sempre abbastanza difficile, il Milan non è sempre stato negli ultimi anni soprattutto non è stato sempre fortunatissimo, quindi è eh, una partita complicata, difficile che viceversa eh, sarebbe anche quella importante eh, riuscire a fare veramente il colpo pieno perché in questo momento avvicinandoci alla fine di questo periodo di campionato, prima della sosta dei mondiali, bisogna mettere fieno in cascina alla grande. Anche perché mi sembra che questo Napoli non abbia nessuna intenzione di fermarsi, eh? cioè mi sembra che va... e tra l'altro la cosa che mi ha fatto più effetto di questo Napoli è che alla fine la differenza tra Mina e Napoli sono quei maledetti tre punti della vittoria di Napoli, eh, de del Napoli a San Siro, dove secondo me Mina ha disputato... Una delle migliori partite della stagione e ha raccolto zero. Il Napoli non ha rubato niente. Eh, che no, no, non voglio, infatti, io, infatti io infatti non, voglio, non voglio fare vittimismo, no? però il Milan sta avendo un rendimento quasi pari al Napoli. Adesso sì, sì. che il Napoli, siccome gioca, gioca bene, perché lo ci salta. Il Milan, sembra un quattro stronzi cioè Il Milan è secondo. Eh, secondo gioca bene, civica, eh, per perché ha degli Napoli. uomini abbastanza eclatanti. Io ho visto l'altra sera la partita. Uh, Roma-Napoli, tra l'altro, secondo me abbastanza rovinata dalla conduzione tecnica, dalla conduzione dell'arbitrale, perché interrotta da due, 200 volte, con ammonizioni a volte assurde. Eh, no. Veramente. Ma domenica, la gara l'ha la gara rovinata la Roma, eh? Perché, vabbè, se tu dici gioco lì per non fare un tiro in porta, a posto. Cioè, se uno si mette lì, no, no, capire. Va bene. La Roma ha i propri limiti, ma non c'è cioè niente, però... eh? eh, cioè, niente di nuovo. È il gioco di Mourinho. Non mi ricordo. È indecente, Fabio. È indecente. Mourinho è indecente. cioè, io non ho mai visto iniziato a protestare nuovo. contro l'arbitro. Già quando vedo niente di sì, nuovo certo. di diverso da Mourinho che abbiamo sempre conosciuto cioè, sapete poi, che ne, e poi il che ha fatto che ha, vinto, che ha vinto quello che ha vinto con Mourinho l'ha vinto perché aveva dei grandi giocatori in campo però Fabio Murinho faceva la stessa cosa. Fai dei i livelli che Murigno contro, eh, nella partita contro non Napoli. è, è uscito di casa così facendo già le manette, no? No, cioè, ah, è, eh, Jacopo è una caricatura. Delle ah, è ah, Io ero allo stadio quando venne fuori il segno delle manette, cioè semplicemente l'arbitro aveva fatto il minimo che doveva fare, perché c'era anche qualche munizione in più da fare. però Mourinho ha fatto questa cosa qui e è andato sui giornali. Cioè, lui è un grande uomo di spettacolo nel senso. Uno Vado showman per se stesso, ma non è un grande allenatore è diverso. È un Vado grande. Eh? Vada a fare cabaret. Vada a fare cabaret. Ma se lo chiamano lì, sì. fa quello che deve fare. Insieme il discorso è diverso. Il, Na il Napoli, quanti più ti rimporta, ha fatto? Il Napoli? il no, Napoli è, giocato. Giocato, cioè, è stato. A parte contro che la Roma quanti ti riporto è fatto? pochi ma è stato massacrato cioè, non faceva il tempo superare la mezza, allora, allora sto dicendo che la partita non è stata un granché non mi è sembrato un Napoli così irresistibile la differenza è quella partita dove il Napoli come hai detto bene non ha rubato nulla ma nel frattempo ci ha, eh, ha fatto tre punti e noi zero se avessimo tutti e due un punto in più saremmo probabilmente più eh, più guardati da vicino però da quelli dietro che eh, tutti e due un punto, non due punti in più, tutti e due un punto, quindi se il Napoli avesse due punti in più e il 1001 in più saremmo guardati da vicino dietro, dove viceversa dietro in questo momento si stanno bene inquadrando, quindi in questo momento soprattutto la Lazio eh, sarebbe e sarà una squadra difficile da affrontare, però non la incontriamo in questo momento, la incontriamo molto più avanti, quindi guardiamo le partite che ci sono adesso. E vediamo, e vediamo di, come ho detto, mettere fieno in cascina perché poi dopo ci sarà il lungo inverno del Mondiale. Allora, riprendere gli ultimi dieci minuti di trasmissione, dobbiamo aprire questa parentesi, che in certi aspetti è un po' dolorosa e anche delicata, che è su Charles de Cutler. Perché in questo momento, ormai quante partite ha disputato aiutatemi, 10, 11, 12 più o meno, inizia sì, a mi essere mi un mi piccolo mi caso. Inizia a essere un caso, adesso io non voglio. Cioè, Sono uno che crede molto nel progetto giovane, crede molto nella, eh, nei giovani che col tempo e col giocare escano fuori. Anzi, poi ho sentito anche una dichiarazione di Cappello che faceva i complimenti al Milan dicendo che il Milan si sta comportando come fanno all'Ajax, cioè il giocatore può scendere in campo con continuità, permettendogli di sbagliare quanto vuole. Basta che poi prima o poi prenda la consapevolezza di essere un giocatore appunto da Milan. Allora, fatta questa eh, premessa, a me sembra che in questo momento, in questo momento, mi sembra che De Catalan manchi un pochettino di grid. Per assurdo, se anche involuto rispetto a quando è arrivato. Perché quando è arrivato, eh, almeno l'assist, quelle robe lì ci provava. Adesso mi sembra che non, non ci prova proprio più a far niente. Ci cioè, ha quasi eh, intimorito, non, non forza neanche la giocata perché io la cosa che trovo, e poi vi lascio a voi spazio, eh, prima Arturo, poi chiude Fabio. Eh, la cosa che a me eh, spaventa di più di sto giocatore perché mi viene da fare un parallelismo con eh, ad esempio Leao. Leao all'inizio vedevi che cercava di dimostrare di essere forte commettendo degli errori, o lo stesso Brian Diaz. Facciamo pari ruolo per pari ruolo, che ogni tanto si dice eh, dovrebbe darla prima perché la tenuta ha fatto due tocchi di troppo. Ma è un modo per dimostrare di essere un giocatore. Questo non fa neanche questa cosa. E questa a me è la sensazione che mi sta dando un po' preoccupante, Arturo. Penso che sul 2-0 eh, martedì poteva anche, poteva anche tenerlo in campo. Pioli, eh, che era un'occasione per farlo anche sbloccare. Quindi qui però... Era era monito, vabbè. Ma De Chetaro non è che è gattuso. Cioè, immaginavo che andasse a fare i falli, però vabbè. Va bene. Eh, diamogli questa, questa giustificazione. A me sembra depresso. De Ketelare sono un giocatore molto depresso. In questo momento è insicuro. Io mi ricordo: Milan-Napoli. A proposito, fece una bella partita. De Ketelare ah, sì, cioè, era dentro la squadra. A me adesso mi sembra depresso. Ha poca fiducia. Mi sembra anche un po' legato. Troppo, forse ha degli schemi che lui deve rispettare, cioè delle mansioni che le vengono date da, da, da fare da rispettare, mm, quindi lui è un po' legato, cerca di seguirle, parte bene perché comunque Martiniere era partito anche bene. Poi, come trova delle difficoltà, si, un po' si, sembra quasi che non vuole farsi dare il pallone a volte, cioè, che non, scompare. Ecco una roba che mi sono dimenticato di dire. Eh, in questo commento, premessa, che è la cosa che mi ha preoccupato ulteriormente a fine primo tempo sono usciti i chilometri percorsi dai giocatori. Primo, Tonali con quasi 7 chilometri. Secondo, Leao con circa 500 metri. No, Leao scusate, De Ketela con circa 500 metri in meno. Questo mi fa anche dire che poverino, ragazzo, ha anche corso tanto, ma corso male. Mi dico una cosa, continuiamo a fare. Sentiamo molto dei paragoni con Tonali, no? è il primo anno però tonali veramente lo scorso anno era il primo anno cioè veniva dalla brescia decretare non è il tonali cioè giocava alla bruce già comunque a un certo livello quindi, 20 presenti il, di Champions. quindi quindi le sue difficoltà fanno un po più clamore rispetto a tonali quindi, ehm, però io con, sono d'accordo su come piori sta gestendo devi farlo giocare ragazzo cioè, adesso devi far che comincia a mettere in panchina è peggio lo fai giocare prima o poi se ha qualità si sblocca è giusto dargli fiducia. Ora, già, forse domenica gioca Brahim al posto suo, quindi, sai, metterlo in panchina non è il massimo. Però è, è giusto dargli comunque fiducia per me, è, ripeto, è depresso. Devi farlo giocare prima o poi si sblocca. Mi auguro che non abbia paura perché il fatto che parte bene, poi scompare, quasi con, non vuole farsi dare il pallone. Cioè, non, non tocco palla, non faccio né male né bene. Speriamo che non sia così. Eh, però apprezzato se vi ricordate sull'1-0 eh, in Croazia ha provato a tirare in porta nel secondo tempo poteva passarla invece ha provato a tirare quindi comunque cioè, un po' di coraggio ce l'ha insomma cioè, non, è che, non è che però si deve fare questo benedetto gol purtroppo a Genova l'aveva fatto eh, il gol un tocco di mano poi l'hanno annullato e forse con un gol si sblocca però la Fabio, questione mentale secondo me è fondamentale anche secondo me Mm, non credo che sia depresso, penso che sia magari avvilito, scoraggiato un pochettino, eh, e quindi avea, che esprima così il suo malessere. Non è, non è mh, depresso perché la depressione è una cosa, non no, voglio no, dire. È, è no, no, capito, eh. però avvilito per quello che riesce a fare. Tuttavia, mi sembra che anche voi abbiate detto bene, eh, parlato bene delle, delle, delle cose che. Eh, degli esempi che abbiamo in casa a, a Milano. Abbiamo eh, Leao, il primo anno non faceva benissimo, abbiamo eh, Teo Hernandez che difendeva malissimo, abbiamo eh, Tonali di cui abbiamo visto un fantasma per un anno e noi tutti ottimisti perché era milanista, eccetera, dicevamo sì, ma si farà, ma veramente era imbarazzante in certe partite, è stato imbarazzante Tonali in certe partite. Poi abbiamo trovato un giocatore completamente differente. Lo stesso Benasser, il primo anno, non ha fatto bene. Benasser ormai è qui da tanti anni, è uno dei migliori di tutte le partite, ormai per noi era una normalità, ma non era così. E anche altri giocatori anche sulla fascia, eh, lo stesso Messias, tanti giocatori eh, fa, hanno avuto queste difficoltà. Di Diaz, io non parlo dei tanto dei tocchi che ha fatto, delle giocate che ha fatto. Era imbarazzante vederlo correre dietro gli avversari. Io ricordo in particolare la partita in cui rimanemmo in 10. Di solito sostituiva Diaz, rimanevamo in 10. Voi siete più bravi di me. Quella dove Leao poi ha fatto il numero incredibile con quel gol dalla fascia. Eh, con Benevento, quella, forse, no. quella girata. Essere. Prego. Può essere Benevento Milan. Uh, sì, non, non mi ricordo il nome, però cioè, appunto Milano era rimasto in 10 e Diaz era stato chiamato per la prima volta a fare pressi in continuo su tutti i giocatori che venivano avanti, eravamo uno in meno. Lui era assolutamente scordinato. Eh, come, come i bambini che giocano in cortile, per coordinarsi e andare a inseguire un altro giocatore, mulinava, mulinava le mani, e, e questo permetteva all'avversario di capire subito dove stesse arrivando dove avesse il peso del corpo e quindi con neanche mezza finta andare dall'altra parte ora diaz bravo ha fatto gol tutto quello che vuoi guardatelo quando in fase di non possesso fa paura i giocatori avversari hanno paura perché arriva piccolo veloce tosto grosso e non sanno, e, e non sanno siccome ha molta rapidità non sanno dove possono Scartarle, quindi abbandonano la palla molto velocemente. Tutto ciò per dire che credo che Pioli e il suo staff stiano insegnando bene a questi giovani, quindi dieci partite sono abbastanza, ma non sono un bilancio: questo, è un primo bilancio. È un primo bilancio, ma è un primo bilancio su cui, proprio, il bilancio alla luce dell'esperienza con tutti gli altri ragazzi, con tutti gli altri giovani che sono arrivati e anche non giovani perché. Anche i movimenti di altri giocatori sono, sono molto cambiati. Eh, lo stesso Calabria da quando sotto Pioli, tanti giocatori, Chia la, la, Tomori la, lasciamo lavorare. Secondo me, mh, più che il gol ha bisogno di una bella prestazione, ha bisogno di una prestazione convincente. Quindi eh, deve far bene l'altro giorno, si sì, ha corso tanto ma ho visto che è anche corso in maniera non corretta, non sbagliata, non corretta. A volte lo vedevo più dal campo, non so se si vedeva anche alla televisione, se si è visto, eh, andava a sovrapporsi ai movimenti di Giroud, quindi chi doveva fare il passaggio in profondità si ritrovava due uomini uno dietro l'altro, ma non casualmente, tre o quattro volte di seguito, che se lo fai come schema dici passo la palla forte... Uno mi fa il velo e la palla arriva all'attaccante, ma era invece viceversa una non corretta lettura dei movimenti alle sue spalle. Era un po' complicata la partita dell'altra sera per i movimenti perché c'era anche, anche Rebic che, tra l'altro, aveva quel giocatore che eh, ha dovuto inseguire tutto il primo tempo, che anzi molte volte l'ha lasciato lì tutto il primo tempo. E, e quindi Liu, Lukic, una cosa di questo genere, che è poi è quello che ha fatto l'autogol. Ma eh, Ribic pian piano poi ha trovato i movimenti dopo tante discussioni con, eh, con Pioli. Ribic è un altro di quelli mm. che quando era arrivato era un, un giocatore completamente diverso da quello che ci si può aspettare adesso. Quindi eh, pazienza, mh, pesa su, su decatellare il, 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 il grosso cartellino pagato, le grandi aspettative che c'erano appena arrivato, ma una cosa sicuramente ha fatto. Ha anche migliorato la voglia e la consapevolezza di Diaz, trovandosi uno che eh, non veniva. Eh, non, non era stato chiamato in chiave tattica come poteva essere come è stato l'anno scorso. Krunic che quindi lo teneva in panchina perché diceva sì, ma magari in questa partita ci vuole uno più, più così. Eh, ha stimolato posso, la qualità di, di, di Diaz. Posso fare un, un appunto come tattico poi. Chiudo, secondo me eh, De Keterare sta trovando anche molto poco spazio a fare linee. Cioè, il fatto di avere Giroud che comunque è sempre un po' fermo lì. Cioè, non fa mai movimenti per allungare la difesa avversaria. Forse, con un altro tipo di attaccante. Il mio dovrà fare il prossimo anno un investimento in avanti. Cioè Se vi comunque un attaccante, okay. forse un attaccante diverso che giochi più in profondità. Portare la difesa avversaria ad allungarsi bisogna vedere, bisogna saluti. vedere se, se Pioli vuole fare questo o questo, io invece dico, cioè il fatto di che te eh, forse patisce molto il fatto di avere poco spazio no, e lui che si Quindi, deve adattare a una squadra che ha vinto lo scudetto. Scusami, eh. appunto, appunto però, dico, però, io però sono convinto di, che con la presenza di Milan di sarebbe tra... diventato Oh, bravo. tu vedi già Mina napoli ha fatto meglio, perché Mina napoli è una cosa come Napoli che si difendeva meno bassa, ti lasciava spazi e qui te l'area ha fatto meglio quindi questo è cioè, il Masalo-Spazio pure che ma ha è meglio ma quindi devi anche abituarsi a altre necessità Origi, secondo me poi ecco appunto, se vogliamo parlare l'anno prossimo dobbiamo comprare non certo, siamo neanche all'inizio di quest'anno l'anno prossimo dobbiamo comprare Origi oh, anche lui è entrato, ha fatto le sue belle stupidate, ha sbagliato le scelte nel fare un dribbling o no. Poi, se il dribbling lo fai o meno, è relativo. Eh, può essere relativo, però magari a volte ti dicevi Ma no, fai un dribbling in meno, tira di più. fai un dribbling e poi passi ancora avanti del mio eh, lavoro? Per me no. Sì. Ragazzi, adesso, è buonissimo è intanto, adesso mm. a, l, quando ha avuto lo spazio per fare una partita, ha fatto un gran gol. Ha fatto dei buoni movimenti. Anche secondo me, cioè, secondo me avrà anche capito di aver fatto anche qualche errore, appunto, eh, proprio di scelta: nel senso che un paio di volte, magari un tocco in meno, un tiro in più, visto che c'è una bomba così eh, la auspichiamo tutti. Fa dei movimenti diversi. Da, da Giroud, quindi mettendo in difficoltà anche gli, gli avversari perché se tu c'è cioè dentro e entra Orighi o viceversa, e c'è lo stesso marcatore, eh, hanno delle difficoltà perché no, per me un centravanti diverso può aiutare uh, a decretare. Secondo me, una, una roba tecnica. Sì, Lorichi un un può andare meglio. Se, se me. Giroud continua a segnare con una buona continuità, ah, sì, e, cioè, no, secondo me il ragionamento che fa Arturo ha una logica a livello tattico perché De Cattelar a lui piace giocare anche da seconda punta, cioè dal falso 9 addirittura. Quindi se tu hai un Origi o, ha ha no, o un Rebic che fanno ruolo di centravanti, che per natura sono portati anche a svariare, ma anche lo stesso Ibrahimovic a svariare sul fronte d'attacco, De Cattelar si infila in mezzo e questo è il discorso. Sì, mentre eh, Giroud è uno che Deca, a riempire lui l'area di rigore come per, uh, per Origi e, e comunque in generale io non voglio in, da Deca, l'area. non penso sia stato comprato per fare gol o per fare valanga di gol penso sia stato uh, comprato per, per fare ah, gioco sì, sì. all'interno di una squadra di movimento eh, quindi dopo se lui fa gol, certo ma io credo che Decatelare, messo al massimo dei livelli, se fa 10 gol all'anno, supera un record mondiale. Mentre viceversa, e nel Milan, comunque, già si segna abbastanza poco, eh, o si distribuiscono molto i gol. Quindi, il Milan ha più bisogno di un giocatore che, che cucia eh, le, le fila per poter poi far gol piuttosto che un, un giocatore da gol. Decatelare, secondo me, non è stato comprato per far gol, non solo per far gol. È chiaro che è una punta, una mezza punta, un trequartista. Più gol fa, più arricchisce tutto il movimento della, delle punte. Ma non è stato comprato per quello, a mio modo Ragazzi, ricordo. siamo arrivati in conclusione di trasmissione. E ci vediamo giovedì prossimo, solito orario 21.30, qua su Back to the Football. Ciao Arturo. Ciao, ciao giovedì ciao prossimo. Ciao Fabio. Ciao eh... ragazzi, grazie. Scusate il ritardo. Ma non c'è problema, siamo abituati. E analizzeremo... La... Non solo voi. Eh? Non solo voi. Esatto. Quindi ragazzi, non vi preoccupate, eh, ci vediamo settimana prossima a parlare sempre eh, di Milan e comunque seguite la pagina di Milano Rossonera e Back to the Football perché troverete sempre dei nostri commenti a volte puntuali, così dicono. Ciao a tutti. Ciao buonasera.